bentornati, nuova puntata di Basket Mania, tantissimi argomenti anche oggi, parleremo di basket italiano e non solo, andremo anche a vedere cosa sta succedendo in NBA e tutto quello che riguarda i college americani. Prima però vediamo il nostro sommario. In campionato Brindisi vince la sfida con Roma e Cantù supera Sassari. Ora restano tre squadre in vetta alla classifica, Bologna perde ancora e chiama coach Giorgio Valli al posto di Luca Becchi. Beffa per Milano in Eurolega, l'Emporio Armani viene sconfitta a Istanbul con un tiro allo scadere scagliato da 20 metri. Ora la sfida contro il Fenerbahce al Forum diventa già fondamentale. Intervista esclusiva con Pietro Aradori, guardia dell'Acqua Vitasnella Cantù, che parla della sua stagione sorprendente, della nazionale e della rinuncia alla wild card. In NBA si avvicina l'All-Star Game, la partita più spettacolare della stagione che segna anche un momento di pausa nella Lega. Bellinelli partecipa alla gara da tre, nei quintetti ufficiali il più votato è ancora James. Nel pieno della stagione di college basket c'è una squadra che corre, ma soprattutto tira da tre. È Creighton, università che ha siglato un nuovo record di triple, focus sulla futura star NBA, Doug McDermott. E dunque questi gli argomenti che approfondiremo nel corso della puntata. Tra l'altro ci sarà un'intervista esclusiva alla guardia di Cantù, Pietro Aradori, che i miei compagni d'avventura, che a questo punto vado a salutare, Manuel Follis, ciao. Ciao Silvia, buongiorno a tutti. Daniele Cuzzolin, ben trovato anche a te. Ciao Silvia e buon pomeriggio a tutti. Dicevo, un'intervista esclusiva che avete realizzato e dunque cercheremo di capire anche cosa ne pensa Aradori della stagione in corso. Sì, insomma, ci sono parecchi temi che avete trattato insieme a lui. Partiamo subito, campionato di Serie A, il posticipo di lunedì sera, vinto da Milano, torna in vetta alla classifica insieme a Brindisi e Cantù, è andata bene anche a Siena. Insomma, Manuel, raccontaci un po'. Sì, la settimana scorsa c'erano quattro squadre, noi abbiamo lasciato la settimana scorsa quattro squadre ai vertici della classifica, questa settimana c'è stato un big match, quindi uno scontro al vertice tra Brindisi e Roma, l'abbiamo scritto anche nel sommario, ha vinto Brindisi, a questo punto le squadre sono solo tre. Ricordavi giustamente la vittoria di Siena che ha messo a segno un recupero incredibile contro Reggio Emilia e quindi è riuscita nel finale a vincere la partita e rimanere lì, perché vediamo che a questo punto Siena e Roma sono a 22 punti. C'è Sassari che ha perso a Cantù una partita rocambolesca nel finale, poi ne parleremo anche con Daniele, ha perso una partita appunto rocambolesca nel finale e quindi ha perso l'aggancio con i primi in classifica. Pesaro ha perso di nuovo in fondo alla classifica e ormai sembra sempre di più la vittima sacrificale del campionato, e invece si segnala la quarta vittoria consecutiva di Cremona, che dopo un inizio un po' così ha cambiato allenatore e adesso sembra riuscita a essere a ingranare. Cremona è a 12 punti, terz'ultimo posto davanti a Montegranaro e Pesaro, e sembra che appunto tra le note, l'altra nota è Bologna a 14 punti, sempre nella parte destra della classifica, che non vince più, ha iniziato in maniera positiva, l'abbiamo segnalato anche nei top e flop della scorsa settimana, e poi in realtà adesso ha messo in una striscia di sconfitte consecutive, ha perso e ha cambiato anche l'allenatore. Daniele, dunque un terzetto in vetta, possiamo dire che è un campionato molto aperto, perché la differenza di punti anche con Siena insomma è davvero poca, quindi un campionato avvincente quello di quest'anno. Assolutamente sì Silvia, poi ricordiamoci che settimana non quella che viene ma quella dopo ci sarà la Coppa Italia e quindi anche lì si scopriranno nuovi equilibri, alcune squadre che insomma faranno di tutto per cercare di vincere la Coppa, visto che magari saranno un po' più indietro in campionato o magari faranno fatica poi nei playoff, insomma punteranno di più alla Coppa Italia, e perché vedranno magari il campionato difficile da raggiungere. Tra l'altro Manuel, anche Aradori insomma poi nella nostra raffica scopriamo che punta alla Coppa Italia. Sì, anche perché è una manifestazione partita secca, quindi sai, in gara singola spesso per molte squadre è campo neutro, cioè Milano che gioca in casa ma per le altre è tutto campo neutro, può succedere di tutto. Direi di andare ad ascoltare allora il primo contributo che riguarda Aradori, che ha parlato della stagione di Cantù, lui che è davvero una pedina fondamentale di questa squadra. Ascoltiamo. Io penso che in primis Cantù è alto livello da tanti anni oramai, in primis soprattutto perché c'è la famiglia Cremascoli che ha voluto investire tanto in questi anni, e questo ti permette ovviamente di stare ad alto livello e competere con i più forti e giocartela ogni anno fino alla fine. E poi può andare bene o meno, questo dipende da piccole cose, ma comunque esserci è già tanto e competere ad alto livello per tanti anni è molto difficile. E quest'anno sta andando bene, che siamo un gran gruppo, siamo veramente un bel gruppo,
tutti giocano con fiducia, anche ragazzi che finora non avevano mai giocato in Serie A, come Abbas, Roberto Rullo, stanno entrando, facendo il loro, dando una grande mano alla squadra. E questo è sinonimo che c'è grande fiducia nei propri mezzi ed è quello che poi ti fa fare il salto di qualità o la differenza in partite magari che l'anno scorso potevamo perdere e invece quest'anno riusciamo a portarla a casa e questo ci fa stare al vertice della classifica. Ma sicuramente io più non ce l'avevo già avuto con gli under 20 e ovviamente è diversa una squadra professionistica rispetto a una nazionale giovanile. Però quello che ho ritrovato in lui è la grande capacità di sfruttare il talento che ha dei propri giocatori in campo. Abbiamo tanti schemi, ne usiamo tanti, però lascia molto mano libera, tra virgolette, ai giocatori e questo si ricollega a quello che ho detto prima, riferito alla fiducia che uno ha nei propri mezzi. Questo aiuta molto un giocatore quando è in campo e ti fa giocare indubbiamente meglio e vincere le partite. Dunque, queste le dichiarazioni, il commento di Aradori sulla stagione fin qui di Cantù. Tra l'altro, immagino che Aradori tu l'abbia messo nella classifica dei top di questa settimana. Partiamo dunque dai top, dai migliori. Sì, è appaiato, diciamo. Infatti possiamo vedere adesso quelli che abbiamo selezionato come top della giornata di Serie A. Al primo posto abbiamo messo l'allenatore di Cremona, cioè Cesare Pancotto, che ha vinto Cremona 4 partite consecutive, l'ultima con Jason Rich in panchina, praticamente non ha giocato. È vero che ci sono tanti giocatori che si sono messi in luce in queste partite, però è vero anche che il merito è chiaramente di un allenatore che è riuscito a ridare fiducia al gruppo e a trovare una chimica, e questo è la prima. Al secondo posto del nostro top e flop abbiamo messo appaiati, diciamo, Joe Ragland, perché i suoi 24 punti nella vittoria contro Sassari sono stati fondamentali. Va detto che, diciamo, si divide la palma di top con Aradori, perché nel finale di partita soprattutto la sua precisione dalla lunetta e comunque i suoi punti sono stati fondamentali. E l'ultimo è Folarin Campbell di Brindisi, perché in una partita in cui Dyson e Delroy tutto sommato non erano in forma fisicamente, lui è riuscito a fare quel passo avanti per Brindisi e alla fine, in una partita un po' ostica, un po' brutta, Brindisi è riuscito a portare a casa la vittoria importante per rimanere in testa alla classifica. Queste dunque le note positive. Daniele, andiamo a vedere invece chi ha deluso in questa settimana. Eh sì, perché tante cose belle ma anche qualcosa di brutto, soprattutto in casa Bologna. Comunque, partiamo con i flop di giornata da Drew Gordon. Perché? Perché abbiamo selezionato lui, una scelta un po' strana, molti l'hanno messo nel quintetto dei migliori, noi tra i peggiori, perché pur segnando 26 punti con 10 rimbalzi, praticamente combina un po' tutto quello che non si doveva fare negli ultimi minuti. Poi abbiamo selezionato Luca Becchi, ovviamente viene esonerato, 2 vinte e 9 perse nelle 11 gare ultime per Bologna. Ci dispiace, insomma, è un po' il capro espiatorio, però in questo momento bisognava cambiare qualcosa a Bologna. E poi Clark di Varese, perché non riesce a dare quella spinta in più, 12 punti nell'ultima partita con Milano, però 1 su 8 da 3 punti, e forse queste percentuali, insomma, parlano chiaro su un momento non proprio roseo di questo giocatore. Sull'allenatore di Bologna, intanto, possiamo dire che intanto sì, è stato sostituito da Giorgio Valli, che ha lavorato con Messina, già a Bologna, quindi è un po' della famiglia Virtus. Non ha una grandissima esperienza, Manuel, correggimi se sbaglio, in Serie A, però sicuramente è uno che fa parte di Bologna come città, come ambiente. Cosa si imputa a Becchi di aver sbagliato? Perché lui era partito molto bene, una squadra nuova, si aspettava tanto da Bologna dopo le prime partite, poi sono arrivati un po' di infortuni, un po' di problemi economici, è stato da pochi giorni le dichiarazioni del CDA, insomma 200.000 euro di buco, la società è in difficoltà. Si aspetta adesso qualcosa da Valli e si spera che magari Bologna venga su. Sì, io credo che la soluzione Valli sia la classica soluzione interlocutoria. Valli è appunto un coach che non è, voglio dire, di grido, non è un coach di primo piano europeo, quindi se riuscirà a far bene, noi glielo auguriamo, probabilmente si garantirà la riconferma. Dovesse in realtà la stagione di Bologna continuare in questa china negativa, è probabile che a quel punto Bologna l'anno prossimo girerà nuovamente pagina e cercherà, diciamo, un nuovo rilancio. Allora, prima di aprire l'argomento dedicato alla nazionale, perché non parteciperà ai mondiali, tra poco cerchiamo di capire che cosa è successo, Manuel e Daniele, direi di andare a vedere anche il prossimo turno, quelle che saranno le gare della prossima giornata. Vediamole insieme, Daniele, in grafica.
Venezia-Varese, Milano-Caserta, Pistoia-Sassari, Pesaro-Cantù, Cremona-Brindisi, Roma-Avellino, Bologna-Siena e Reggio Emilia-Montegranaro, che sarà il posticipo della domenica. Non ci sono partite di grido, esatto, però come commentavamo prima con Insieme, dicevamo forse è Roma la squadra che è chiamata alla risposta, visto che ha lasciato la testa della classifica, e bisogna vedere. E poi parlavamo di Bologna, giustamente, e si scontra subito con Siena. Non è un compito facilissimo. Come esordio per il nuovo allenatore non sarà dei più semplici. Va bene, staremo a vedere, noi chiaramente saremo qua poi settimana prossima per raccontarvi tutto. Intanto dobbiamo parlare della nazionale italiana, perché non parteciperà ai mondiali che inizieranno dal 30 agosto fino al 14 settembre, perché la nazionale ha deciso di rinunciare alla wild card. Allora Manuel, intanto facciamo un po' di chiarezza. Innanzitutto spieghiamo per quei pochi che non lo sanno in che cosa consiste questa wild card, e poi la motivazione di questa scelta. Brevemente, i mondiali vedono partecipare 24 squadre, 20 sono già qualificate di diritto, l'Italia non c'è riuscita perché è arrivata ottava agli europei, quindi non ha acquisito la qualificazione matematica di diritto. Le altre 4 squadre delle 24, 20 sono già decise, le altre 4 squadre la FIBA le sceglie con un criterio soggettivo, a cui si è accostato anche un criterio economico, perché la FIBA ha, diciamo, stabilito che per poter avanzare la propria candidatura si dovessero spendere circa l'equivalente di circa 820.000 euro, una cifra che, questo senza la garanzia che poi la cifra spesa poi garantisca appunto questa wild card, l'Italia ha scelto come federazione che, visto il momento, si è parlato di scelta etica, che non fosse etico pagare per, diciamo, avere anche solo la possibilità di accedere ai mondiali. Quindi, Daniele, una motivazione, diciamo, economica, vista anche la crisi che il paese sta attraversando, all'Italia non è sembrato giusto, insomma, spendere questi soldi. Scelta giusta quella presa dalla federazione? Allora, secondo me, se si porta questa motivazione, possiamo anche considerarla giusta. Il problema è che, ragionavamo anche nei giorni scorsi, la Grecia partecipa alla wild card in una situazione di crisi anche peggiore dell'Italia. Perché lo fa? A mio parere perché punta in un investimento, cioè vede questa spesa come un investimento. Il movimento ne trarrà beneficio alla partecipazione ai mondiali, e quindi probabilmente vuole cercare di spendere questi soldi come per dire: partecipiamo ai mondiali, facciamo un investimento. Noi probabilmente non l'abbiamo voluto fare, si spera, e lo sentiremo anche dal nostro protagonista di oggi, che questi soldi vengano spesi per il movimento, anche se non con la wild card. E allora intanto noi vi chiediamo di scriverci anche che cosa ne pensate riguardo alla decisione della nazionale italiana di basket. Potete scriverci attraverso i social network Facebook e Twitter, e anche via email se preferite a basketmania@class.it. Siamo curiosi di sapere anche voi che cosa ne pensate. Andiamo a vedere invece cosa ne pensa Aradori della nazionale di questa scelta. Sono molto orgoglioso di come sono andati gli europei, nessuno se l'aspettava per le condizioni in cui eravamo. Purtroppo le regole sono che si va in 7 mondiali e non ci siamo qualificati ottavi, e quindi per le regole non ci siamo qualificati. E il discorso wild card sicuramente dispiace, ok, la capisco come scelta, però facciamo sì che questi soldi che sono andati qua vengano investiti per migliorare il movimento, migliorare lo sviluppo di nuovi giocatori, e ci porteranno una qualificazione sicuramente ai prossimi europei o ai prossimi mondiali. Ti posso raccontare questo, che è un aneddoto: finita la prima fase, noi ci eravamo qualificati come gli unici imbattuti, quindi avevamo qualche giorno libero prima della seconda, allora siamo usciti tutti assieme. Facevamo così bene gruppo, stavamo così bene assieme, che c'era qualche giocatore della Svezia che aveva appena finito e non si erano più qualificati, e allora siamo usciti assieme, siamo stati assieme senza nessun problema, ci avevamo giocato assieme, cioè ci avevamo giocato contro 2 ore prima. Questo era un sinonimo, comunque un metro indicazione di quanto stessimo bene fra di noi e facessimo stare bene anche gli altri. Sicuramente metterei il Cingia come playmaker, mi piace molto, Bellinelli per come sta giocando, il Gallo se si potesse riprendere, oppure metterei Gigi da Tome da 3, il Gallo da 4 e il Mago da 5. Allora, passiamo all'Eurolega. Sì, certo, dimmi, Daniele. Solo un commento su questa cosa. Veloce, perché sennò poi ci sfumano che sta chiudendo il blocco. Rapporto
Hackett nazionale, tutto da vedere perché Aradori sceglie Cinciarini come playmaker titolare. Sappiamo che Hackett quest'estate ha avuto un rapporto particolare con la nazionale, se n'è andato, qualcuno dice per un infortunio un po' troppo ingigantito, lo scopriremo adesso. Però Gentile e Hackett sono compagni di squadra, quindi potrebbero insomma creare un nuovo gruppo. Aradori per ora lo boccia, però vedremo cosa sceglierà Pianigiani. Vabbè, certo. Vediamo se Gentile riuscirà, visto che Gentile e Aradori hanno dato vita al gruppo dei Cagnacci, se Gentile riuscirà a fare da trade union. Anche perché poi chi decide è il coach, Pianigiani, quindi insomma tutto nelle sue mani. Passiamo all'Eurolega, dicevamo, con la beffa di Milano che insomma è stata sconfitta con un tiro allo scadere scagliato da 20 metri, tra l'altro con l'ultima in classifica. Manuel, nessuno si aspettava una cosa di questo genere qui, una beffa possiamo dirlo. Se ne è discusso tanto in settimana, si sono fatti tanti tatticismi, il tiro libero andava sbagliato, il tiro vediamo il tiro. Si è parlato tanto appunto di questo tiro, se andava sbagliato, il tiro libero, perché il rimbalzo viene preso dalla squadra di Istanbul, dall'Efes, su un tiro sbagliato di Langford. Si è detto che Langford avrebbe dovuto sbagliare il tiro, che invece Langford doveva segnarlo. In realtà, secondo me, posto che sicuramente Milano ha fatto degli errori che l'hanno portata a arrivare punto a punto nel finale, un tiro del genere, lo vediamo adesso, un tiro del genere non è preventivabile. Di fatto Milano aveva vinto la partita, è una cosa che io non ho mai visto in tutta... questo è anche un po' il bello del basket, però fino alla fine non... Perché devi stare a guardare la partita fino alla fine, sì. Di sicuro non ti annoi, questo è assolutamente il bello del basket. Allora, andiamo a vedere a questo punto quella che è la situazione di Milano, il girone, la classifica, perché Daniele, innanzitutto ti chiedo quante possibilità ora ci sono per Milano di continuare questa avventura europea. Beh, le possibilità ci sono ancora, soprattutto perché questa sconfitta è arrivata fuori casa. Si diceva che però poteva essere un banco di prova, visto che le vittorie sono arrivate in casa, è arrivata una sconfitta. Però adesso si torna subito in campo, ci sarà il Fenerbahce a Milano e quindi lì Milano è la risposta, si vuole la risposta da Milano e bisogna trovare la vittoria. Allora, quella di Milano, questa sconfitta rocambolesca, così la vogliamo chiamare, non è la prima volta però che succede, e il nostro Marco Venza ha ripercorso i finali photo finish che sono avvenuti in Eurolega negli ultimi 6 mesi. Allora siamo curiosi di vedere che cosa è successo. Perché proprio a me? Lo avrà pensato Justin Dantman, che a 2 secondi dalla fine di Strasburgo-Zalgiris aveva indirizzato con una magia la partita in favore dei lituani. Il playmaker però non fa i conti con la buona stella di Campbell, che scatena la gioia del pubblico di casa con una tripla di tabella. Quando il canestro non decide solo una partita, ma un intero passaggio del turno, che detto la Siena, che le top 16 non c'è arrivata per la prodezza di Granger, playmaker di Malaga. 3 secondi e 9 decimi per percorrere tutto il campo in palleggio e lanciare una preghiera. A volte, da lassù, qualcuno risponde. Altre, invece, la fortuna si volta, insensibile dall'altra parte, come avranno pensato dalle parti di Zielonagora, una città di circa 117.000 anime, nella Polonia occidentale, la cui squadra era un passo dall'impresa di vincere in trasferta contro i campioni d'Europa dell'Olympiacos. Solo ad un passo, però. E allora, è successo un po' di volte questa cosa. È successo un po' di volte e le squadre che subiscono questi canestri ovviamente soffrono da morire, perché spesso hanno giocato in parità la partita fino alla fine. Chiudiamo questo primo blocco con la raffica che Emanuele e Daniele hanno fatto ad Aradori. Gallinari o Bargnani? Il Gallo sicuramente, per fargli in bocca al lupo per ritornare presto. Belinelli o Datome? Gigione, per un grande amico da tempo. Cinciarini o Hackett? Cincia. Mitsov o Marco Svili? Marco Svili, siamo amici, abbiamo giocato assieme. Langford o Drake Diner? Drake Diner. Trinchieri o Pianigiani? Trinca. Vivere a Milano o a Siena? Milano. LeBron James o Kevin Durant? Bella domanda. LeBron James. Tiro da 3 in faccia all'avversario o canestro più fallo? Tiro da 3. Coppa Italia o finale scudetto? Vince la Coppa Italia. A Cantù più rivale Varese o Milano? Varese forse, perché c'è più attrito tra virgolette con i tifosi. Meglio MVP di Eurolega o quintetto fisso in una squadra NBA? MVP Eurolega.
Radori sceglie l'Eurolega, noi invece tra poco, dopo la pubblicità, parliamo del basket americano, NBA e college americani, vi aspettiamo tra poco.